Ciao a tutti e bentornati oppure benvenuti sul mio canale. Oggi voglio parlare con voi di alcuni verbi che accompagnano altri verbi. Sono dei verbi che noi utilizziamo insieme ad altri verbi per dare una sfumatura di significato a quel verbo che vogliamo usare o comunque per dire qualcosa di preciso. Secondo me sono estremamente utili da sapere per portare il proprio livello di italiano in avanti. Dietro a me sulla lavagna c'è una tabella che adesso riempiremo insieme. Ci sono quattro colonne: i verbi ausiliari, i verbi modali servili, i verbi aspettuali e i verbi causativi. Allora, i verbi ausiliari sono essere e avere. Questi devono essere usati con il participio passato, giusto? Quindi dobbiamo conoscere gli ausiliari essere e avere per poter formare le forme composte dei tempi verbali. Quindi, per esempio, il passato prossimo è un tempo composto, il futuro anteriore è un tempo composto, il congiuntivo passato è un tempo composto, il condizionale passato è un tempo composto e così via. Poi la colonna successiva è dedicata ai verbi modali o servili che sono potere, volere, dovere e sapere, nel senso di saper fare qualcosa, cioè io so cantare, sono capace di cantare. Perché sono importanti i verbi modali o servili? Perché aggiungono significato al verbo che noi vogliamo usare. Per esempio, se io dico posso cantare, voglio cantare, devo cantare, so cantare, sto dicendo quattro cose diverse. Il verbo è sempre lo stesso, il verbo all'infinito, ma aggiungendo i verbi modali posso modulare il significato. Quindi se dico posso cantare, sto esprimendo una possibilità. Oppure sto chiedendo un permesso, se è con il punto di domanda, quindi posso cantare? Se dico voglio cantare, sto esprimendo una volontà. Se dico devo cantare, sto esprimendo un obbligo. Se dico so cantare, sto esplicitando una mia abilità. E quindi questi verbi poi sono seguiti da un verbo all'infinito. Poi la colonna successiva è quella dei verbi aspettuali. Cosa sono i verbi aspettuali? I verbi aspettuali sono quei verbi che ci danno l'idea delle varie fasi dell'azione. Quindi, per esempio, alcuni verbi aspettuali che si usano molto sono mettersi a, iniziare a, cominciare a, per quanto riguarda appunto la fase iniziale dell'azione. Abbiamo anche, per esempio, stare per, che è ancora precedente all'inizio dell'azione, no? Poi abbiamo la perifrasi stare più gerundio, che invece è quella che ci indica lo svolgimento di un'azione. Continuare a è anche un altro verbo che ci dà l'idea dello svolgimento dell'azione. Continuo a parlare. Poi invece per quanto riguarda la fase conclusiva di un'azione, possiamo dire finire di, che significa completare l'azione, oppure smettere di, che significa interrompere un'azione. Quindi questi sono quei verbi quindi che ci indicano le varie fasi di un'azione. Ovviamente ce ne sono anche altri, adesso ho scritto solamente quelli principali per darvi un'idea dei verbi che secondo me dovreste studiare. Poi infine abbiamo i verbi causativi, che sono fare e lasciare. Il significato di questi due verbi è in sostanza permettere. Quindi se io dico ti faccio uscire, sto dicendo permetto a te di uscire. Stessa cosa con il verbo lasciare. Se dico ti lascio uscire, significa ti permetto di uscire. Questa è la particolarità di questi due verbi, che di base il soggetto di questi due verbi, in due frasi del genere, è il soggetto grammaticale, ma non è chi veramente compie l'azione.
Anche qui, dopo questi due verbi fare e lasciare, dobbiamo mettere un verbo all'infinito. Io vi consiglio vivamente di concentrarvi su questi verbi perché vi permettono di parlare in modo più preciso, parlare meglio, vi permettono di elevare il vostro livello di italiano. Quindi in questo video ovviamente non ho detto tutto quello che c'è da dire su ogni gruppo di verbi. L'obiettivo di questo video è solamente quello di darvi una panoramica su alcuni verbi che dovreste studiare bene. D'accordo? Io mi fermo qui per il video di oggi. Vi ringrazio per averlo guardato. Se avete delle domande, lasciatele nei commenti qui sotto. Ci vediamo nel prossimo video. A presto. Ciao!